Buonasera a tutti, l'oggetto della conferenza direi che è chiaro, quindi con grande piacere vi diamo questa notizia, la faccio dare proprio al Presidente Carmelo Salerno che apre l'incontro, poi parola al Capitano per le vostre domande e le sue dichiarazioni. Buonasera, grazie a tutti di essere presenti così numerosi. Sì, oggi è un giorno importante, abbiamo deciso di rinnovare il contratto al Capitano prima della fine dell'anno, prima della scadenza naturale, come avevamo deciso di fare già da 2 anni a questa parte. Perché l'abbiamo fatta adesso? L'abbiamo fatta adesso per dimostrare come società il riconoscimento e la gratitudine verso Paolo, verso il Capitano, per quello che sta facendo negli ultimi 2 anni con noi. Come sapete, 2 anni fa abbiamo deciso una modalità nuova di stipulare i contratti, modalità che è stata mal digerita un po' da tutti, magari anche da Paolo, giustamente, 2 anni fa. Non tutti avevano compreso quello che noi avremmo dovuto fare, o quello che dobbiamo fare per la Reggiana. Avevamo deciso di rinnovare i contratti annuali e questo 2 anni fa, quando eravamo ancora in C, aveva creato un po' di malumori. E il fatto di rinnovare il contratto a Paolo prima della scadenza dimostra che la società è grata, è riconoscente a chi fa crescere questa società, a chi è attaccata alla società, a chi fa crescere la società, ma anche a chi ci aiuta a raggiungere risultati sportivi importanti. L'anno scorso Paolo è stato tra i protagonisti della promozione, meritava sicuramente 2 anni di contratto, gliene abbiamo fatto uno, l'ha accettato secondo me a malincuore, anche se non ce l'ha detto, e oggi noi gli dimostriamo, senza che lui ce l'abbia chiesto, gli dimostriamo gratitudine e riconoscenza rinnovandogli il contratto ancora per 1 anno, ma è la dimostrazione che noi siamo grati e riconoscenti a chi è attaccato alla maglia e chi ci aiuta a crescere. Quindi lo ringrazio, spero che questo rinnovo ci porti fortuna e spero anche per lui che possa mettere tante altre firme su questo contratto negli anni a venire. Buonasera a tutti. Sentite? Sì. Perché per me oggi è un giorno importantissimo, non importante. E sono anche abbastanza emozionato perché continuare un percorso iniziato nel 2016 per me è motivo di grande orgoglio. E vorrei dire tante cose, cioè vorrei esternare tante mie emozioni, ovviamente non lo posso fare perché sennò mi dilungherei troppo, però sicuramente partiamo dalla fine, quindi un grazie intanto a questa società, al presidente Salerno, al patron Amadei e al direttore Goretti che hanno voluto farmi continuare questo viaggio insieme, perché insomma è una considerazione di grande, insomma, stima nei miei confronti. Questo gesto mi fa enormemente, enormemente piacere. E quello che ha detto prima il presidente riguardo alla modalità con cui sono state cambiate un po' le dinamiche dei rinnovi di contratti, non lo nascondo, ecco, cioè nel senso, sicuramente anch'io ho storto un po' il naso su questa novità, insomma, 2 anni fa, però alla fine ho sempre voluto, indipendentemente dalla modalità con cui avrei potuto continuare questo percorso, ho sempre pensato solo di accettare e cercare, ovviamente, con la volontà della società di rimanere con questi colori, perché sono quelli che mi sento addosso e che mi appartengono. Quindi ho imparato a non guardare
in questi ultimi 2 anni, appunto, dove ho giocato come l'anno scorso a scadenza, ho imparato a non guardare troppo lontano come obiettivi, e questa lezione mi è servita anche molto nella mia vita privata. Guardare giorno per giorno senza porsi obiettivi lungimiranti e cercare di dare il meglio di sé ogni giorno, e poi insomma le soddisfazioni nel lavoro, nella vita, uno secondo me se le toglie. Quindi ringrazio ancora, ripeto, sono ripetitivo, però ribadisco, ringrazio ancora la società per questo riconoscimento enorme, e insomma, ovviamente il mio modo di ringraziarvi ancora sarà fare nel miglior modo possibile queste ultime 8 partite, di raggiungere l'obiettivo Magari che tutti noi desideriamo. ce ne potrebbero essere anche di più di 8, non lo sappiamo. Beh, speriamo che siano di più queste. Non sono di più, l'importante è che dopo le 8 abbiamo raggiunto la nostra salvezza. Auro, te l'aspettavi? No, Franco, ti dico la verità, no, un po' perché ho iniziato la stagione, non mi aspettavo il rinnovo, nel senso, non mi aspettavo all'inizio, All'inizio. adesso non voglio, cioè, bisogna dire, perché ovviamente le scelte che erano state fatte dall'allenatore sul campo non mi facevano pensare probabilmente a un proseguo qui alla Reggiana, e la cosa mi sarebbe dispiaciuta moltissimo, però il nostro lavoro è un lavoro di giudizio, e bisogna anche accettare di non piacere a un allenatore, quindi magari di prendere strade diverse. E poi credo che il campo abbiamo dato la possibilità di mettere in discussione queste scelte, e sono contento. Ecco, quindi in questo momento del campionato, insomma, mi aspettavo sicuramente un riconoscimento, magari non adesso, però secondo me una chiacchierata a fine campionato l'avremmo sicuramente fatta, sia per un verso per l'altro, ecco, però so che ci sarebbe stata sicuramente una chiacchierata con il presidente e col direttore. Tanto onore, ma ti senti sulle spalle anche tanta responsabilità adesso. Assolutamente sì. Ogni anno mi sento grande responsabilità un po' per il ruolo che ricopro, e un po' sempre per la speranza di mantenere e di raggiungere degli obiettivi che ci prefiggiamo a inizio campionato. Sai, poi a volte quando non si riescono ad ottenerli è un fallimento per la squadra, e io magari lo sento un po' di più perché, essendo il capitano, ovviamente percepisco di più rispetto magari ad altri miei compagni. Perché è così importante essere il capitano di una squadra? Perché non si è solo capitano in campo, si è un modello, si è un esempio anche proprio magari di vita, no? Per tanti ragazzi, per tanti giovani, per tante famiglie. E quindi io cresco ancora un po' con i valori che mi hanno trasmesso la mia famiglia, quindi valori di una volta, e cerco di riportarli sul campo e ovviamente anche in tutto quello che faccio e che dico al di fuori del rettangolo verde. Hai scelto Reggio per Ilaria, per Bianca e per la Reggiana. Beh, ho scelto Reggio, sì, sicuramente la famiglia è una componente molto importante nella mia vita, anzi fondamentale, Però e ti riuscire a saresti fare eventualmente spostato. assolutamente, insomma, se il mio lavoro, insomma, devo dare da mangiare a mia figlia, quindi E a chi verrà? se e a chi verrà. Quindi la mia, se avessimo dovuto separarci, l'avrei fatto, come ho detto prima, a malincuore, però sono riuscito in questo momento a far combaciare le due cose, sono veramente molto contento. Presidente, è un caso isolato il rinnovo a Rozzi oppure ci dobbiamo aspettare anche qualche altra sorpresa? No, è un premio, è un riconoscimento per il capitano. Per degli altri contratti ne parleremo a fine anno. Però io credo che era giusto dare il giusto riconoscimento, perché secondo me, senza voler fare l'allenatore e il direttore sportivo, questo per Paolo credo sia il miglior anno degli 8 trascorsi alla Reggiana. Non perché negli altri anni in Serie C non abbia fatto bene, perché in Serie C ci possono giocare un po' tutti, in Serie B non ci possono giocare tutti a certi livelli. La Serie B di 3 anni fa è stata sfortunata.
La Serie B di quest'anno, a livello tecnico di Paolo, sta dicendo che Paolo ci può stare in questa categoria, può essere tra i... In alcune partite è stato il migliore in campo, quindi è il giusto riconoscimento per lui. Proprio perché quando abbiamo deciso di cambiare modalità di stipula dei contratti, non tutti l'hanno presa bene, giustamente, perché ognuno pensa al proprio lavoro e quindi magari si è abituati a stare tranquilli, ad avere 2 o 3 anni di contratto. Quindi credo che sia anche la dimostrazione della serietà della società, della parola che per noi che siamo antichi vale ancora tanto. Avevamo promesso a lui 2 anni fa, insieme agli altri, che chi meritava di rimanere alla Reggiana sarebbe rimasto per tanti anni, e quindi abbiamo voluto anticipare a lui. Poi a fine anno deciderà lo staff tecnico chi rinnovare e chi no. Insomma, a lui ci tenevamo, è il giusto riconoscimento per un campionato importante che sta facendo. Chiedo, prima ho sentito che hai sussurrato quando Paolo ha detto 8 partite, tu hai detto o forse qualcheduna in più. Perché il campionato non finisce con le 30 partite, le 38 partite. Dopo cosa c'è? Dopo ci sono i playoff. Ah, pensavo in playout. No, i playoff no. No, noi dobbiamo pensare solo a salvarci, quindi questo è un auspicio che insomma è un regalo, potrebbe capitare, un regalo per la squadra, per la società che fa tanti sacrifici, per i tifosi che ho visto anche a Venezia in 2 ore tutti i biglietti venduti, tifosi che girano tutta Italia, potrebbe essere un regalo, ma se non arriveranno noi saremo felicissimi perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo della salvezza, quindi era una battuta. Ciao. Paolo, ciao, buonasera. Dal 2016 ad oggi ne hai viste veramente tanto, no? Pareggio, rinascite, risalite, nuove cadute, nuove risalite. Però a livello personale, qual è la vera differenza, cioè, rispetto a quando sei arrivato? Cioè, cos'è che Reggio ti ha dato che proprio te ne sei accorto, diciamo, dopo tutti questi anni? Beh, onestamente, ho sempre percepito una grande stima da parte della città, dei tifosi nei miei confronti, quello nonostante le varie annate un po' turbolente che possono esserci state, magari l'uscita dei playoff nel secondo anno, il fallimento, anche durante il mio periodo di 2 infortuni importanti che hanno anche condizionato sicuramente la mia carriera, ho sempre notato. Sentito una grande, grande vicinanza da parte dei tifosi. E quindi questo sicuramente è stato diciamo una permanenza che mi ha condizionato anche nelle varie scelte che ho fatto poi in questi anni per prolungare appunto il mio viaggio qui in quella Reggiana. Paolo, poi hai detto che inizio stagione in quel momento, magari in cui le scelte erano diverse, non eri, cioè, non ti aspettavi con certezza che sarebbe arrivata quella proposta. E dobbiamo anche considerare il fatto che sono calciatori che, anche se rimangono legati a una piazza, scelgono di fare altre esperienze, no? È successo. Ecco, in quel frangente lì avevi già pensato cioè, eri curioso di qualche esperienza particolare, ci stavi No, pensando? cioè, assolutamente no, nel senso in quel momento lì che non è stato un inizio facile per me, perché insomma tutti i giocatori vorrebbero giocare tutte le partite e volevo semplicemente, speravo di avere il prima possibile l'opportunità di dimostrare le mie qualità, no? E quindi ho cercato di farmi trovare pronto, che non è sempre facile di allenarmi al meglio. E ho avuto la pazienza, il momento è arrivato e quindi l'ho sfruttata molto, ma non ho mai pensato di fare colpi di testa nel mercato eventualmente di gennaio piuttosto che più avanti. Quindi prima di andare via da una piazza che mi ha dato tanto, ci avrei pensato veramente molto bene. Poi legandomi a una cosa che ha detto il presidente, la miglior stagione di Rozio da quando si è Reggio, tu sei d'accordo? Cioè, ti senti il miglior Rozio da quando sei in Granata? Sì, credo di sì, considerando, come ha detto prima il presidente, la categoria, credo di sì, mi sento bene, insomma, adesso ci sarà gente che si starà toccando da tutte le parti. No, però mi sento bene, quindi sicuramente
e voglio cercare di finire così con la stagione. Credo sì, in questo momento sia forse la miglior stagione. L'ultima è: qual è il sogno di Paolo Rozio, insomma, o imminente o a lungo termine, insomma, qual è il La sogno? salvezza, la salvezza. Poi gli altri sogni li tengo per me, ma al momento la salvezza. Paolo, Ciao, vai. cioè, inizierai la nona stagione. Già questo è un dato che in questo calcio non succede mai, cioè, sono rarissime i giocatori bandiera che restano per 191 presenze. Tu hai parlato di orgoglio, ma cos'è che ti ha reso più orgoglioso? Il fatto che sei come Del Piero, cioè sei partito anche dalla Serie D quando eri un giocatore di B. Poi hai fatto due infortuni, come hai detto, gravi, ti sei sempre rialzato, hai convinto gli allenatori, i direttori sportivi e adesso hai giocato la miglior stagione. Quando tu parli di orgoglio, qual è la cosa? Io credo, ma più che magari ripartire da una categoria inferiore, no? Adesso ti ho fatto il paragone con un giocatore stellare come Del Piero, che è ripartito dalla Serie B, io dalla D, però credo che a me personalmente quella di riuscire a far cambiare idea o comunque far vedere le qualità a un allenatore sia il motivo più importante, il motivo di orgoglio più importante per me, perché secondo me è l'aspetto più difficile per un giocatore riuscire a raggiungere quell'obiettivo lì. Se poi l'allenatore Neste. No, infatti mi fa, insomma, sono contento un po' perché per il ruolo che ricopriva lui quando era un campione in campo e poi insomma, ripeto, era il mio obiettivo, ecco, perché non avevo nessuna intenzione di andare via da Reggio. Forse convincere il direttore sportivo era più semplice perché aveva i tuoi stessi valori, i tuoi stessi Ma il principi. direttore già mi conosceva perché avevamo già Esatto. passato un anno insieme, quindi mi conosceva molto meglio dell'allenatore, però poi ovviamente le scelte di campo spettano al mister, quindi è lui che bisogna convincere. Vorrei farti anche una domanda di attualità. Abbiamo domenica Venezia, tu avrai probabilmente, adesso non vogliamo fare il Nesta di turno, però di fronte il capocannoniere del campionato, Paionpalo, che va in gol da 11 giornate, ha fatto 13 gol nelle ultime 11 giornate, per dare un dato. Come ti senti, come lo affronterai, qual è lo spirito che c'è in squadra? Era così anche per gli ML, poi non ha toccato palla. No, il modo di approcciarmi alla partita sarà lo stesso, uguale a quello delle altre, nel senso che durante il viaggio di domenica comincerò a pensare un po' alla partita, non troppo, perché non è che comincio a. Cioè durante i viaggi cerco di staccare un po' anche per non arrivare poi troppo carico mentalmente al momento della partita. E poi comincerò a vedere qualche video di Poggianpaolo, anche se le partite in diretta ne ho viste, è sicuramente un attaccante con una cattiveria unica, perché in questa categoria ne ho visti pochi con quella voglia di gol. Quindi la prima notizia è che Romagna va in panchina. No, 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 sarà l'approccio il mio, quello di Filippo, spero sia lo stesso, ma sicuramente sarà lo stesso. Paolo, quando vedi Marcandalli, non dico che ti vede lui, ma qual è la cosa che più ti viene da consigliare, da No, non dire? mi vedo in lui proprio perché siamo completamente diversi fisicamente, Fisicamente. atleticamente. Anzi, Però magari mentale. avesse avuto a 20 anni le sue qualità, soprattutto atletiche. Vedo un ragazzo sicuramente, almeno io lo considero promettente. Secondo me arriverà anche in Serie A, ma al di là delle sue qualità fisiche, perché è un ragazzo intelligente, sa dove deve lavorare per migliorare le sue lacune. La cosa, tu ti sei radicato a Correggio, anche questo ti dà maggiore responsabilità, cioè tu alla fine carriera rimarrai a Correggio, farai non lo so cosa da grande, se rimarrai nel campo, però sei stato premiato dall'amministrazione comunale di Correggio, cioè c'è anche questo nel tuo bagaglio personale. Sì, io sono radicato a Correggio, rimarrò lì a vivere anche quando finirò di giocare, perché insomma la mia compagna Ilaria e la sua famiglia sono di lì. Quando ci siamo conosciuti ci siamo trasferiti subito a Correggio,
adesso abbiamo casa lì, quindi insomma, il mio obiettivo è quello di cercare di, insomma, essere sempre un po' motivo anche di orgoglio, dato che comunque siamo sempre personaggi di spicco rispetto magari ad altre persone, ad altri sportivi, e cerchiamo anche il fatto di aver avuto un riconoscimento da parte del comune è stato importante, anche perché comunque sono di Torino e ricevere un riconoscimento da un comune che non è il mio è veramente è stato molto bello. Una domanda che è un po' un tormentone, Paolo. Abbiamo in casa, stranamente, non riusciamo ad avere gli stessi obiettivi, cioè non gli obiettivi, gli stessi risultati in trasferta, eppure giochiamo davanti a un grande pubblico che vi sostiene sempre. Tu lo ritieni un aspetto mentale, psicologico o tattico? Non è sempre, cioè, nel senso, una domanda che ci siamo posti anche noi, Immagino. alla quale però non è facile dare una risposta. Credo sicuramente che in casa un po' ci sia la voglia inconsciamente di dar qualcosa in più, anche perché sia la spinta dei propri tifosi, si riconosce che fuori casa si ottengono dei risultati migliori, perché magari si vanno ad affrontare anche degli avversari sulla carta più forti di noi, mentre in casa vogliamo comunque dar quella soddisfazione a quei tifosi che magari non riescono a venire a vedere le partite in trasferta, perché ovviamente in casa Certo. abbiamo un numero molto più alto di tifosi che non abbiamo fuori casa. Quindi magari a volte tendiamo a spingere molto di più di quello che poi in realtà sono le nostre anche caratteristiche, quindi dovremmo cercare forse di capire meglio, o quantomeno in queste ultime 8 partite, sapere quello che dobbiamo ottenere e farlo meglio sicuramente in casa. Una classica domanda che non ha una grande. Difesa 3 ti trovi meglio rispetto a difesa 2, questo ti ha dato anche più vantaggi nella difesa 3 oppure non è un falso problema? Ma la difesa 4 ho giocato i primi anni, qua a Reggio ho giocato tantissimi, insomma, tantissimo con Spanò, con Sabotic, con gli altri miei compagni negli anni successivi. Poi negli ultimi anni ho giocato tanto a 3 e mi piace molto. Forse se dovessi scegliere come preferenza preferisco la difesa 3, ecco, però comunque anche a 4 ci ho sempre giocato e alcune partite sono andate bene, altre meno bene, adesso non me le ricordo tutte, però insomma, forse a 3 sì, per le mie caratteristiche mi metto più in risalto. Facevi qualche gol prima, qualche gol in più Qualche gol in prima. più a 4, a 4 dai calci d'angolo 3, 4, 5, non cambia niente. Precedente è stata dura mettersi d'accordo sull'entità dell'ingaggio, no? Perché abbiamo No, parlato del contratto. no, no, è stato facilissimo, anche se questo da questo punto di vista il direttore è bravissimo, quindi svolge il ruolo nel migliore dei modi, quindi non è stato difficile, quindi è stato abbastanza semplice, perché se no, altrimenti il direttore non lavora, se ha dovuto lavorare, se ha dovuto trovare l'accordo, l'ha fatto nel migliore dei modi, siamo contenti noi e credo sia contento anche Paolo. E anche i tifosi, penso. E anche tifosi, no, no, del contratto, dico, noi siamo contenti perché Paolo è contento, Paolo è contento, noi siamo anche contenti, insomma, del contratto, di quello che Hai spendiamo. parlato del direttore che è qua Sì. presente, quindi queste voci che lo vogliono a Empoli, come facciamo? Lo vende anche lui? Ha già firmato per l'Empoli, non lo Ah, sapete? no, non lo so. No, queste cose, guardate, io vi dico, devo rispondere davvero o è una battuta? No, lo No, so. no. Io credo che il direttore venendo a Reggio ha ricevuto un regalo inaspettato perché non si aspettava la chiamata della Reggiana, perché non era mai successo che nei 40 anni precedenti che Amadei cambiasse direttore. Quindi ha ricevuto questo regalo inaspettato. Tra l'altro da uno sconosciuto, perché prima che ci incontrassimo non ci conoscevamo, quindi. E quando si ricevono questi regali, il sentimento prevalente è quello della riconoscenza e della gratitudine verso la città, verso la società, naturalmente non verso di me che l'ho scelto. E il direttore Goretti, ogni volta che parla di un progetto che ha iniziato. Che dovrà concludere. Sempre detto che
la Reggiana per lui è il massimo a livello sportivo. Tra l'altro, io credo con molta modestia che lui abbia fatto un salto di qualità enorme venendo a Reggio Emilia, senza mancare di rispetto alle squadre dove ha lavorato prima. Ha fatto un salto di qualità enorme, ci sta aiutando tantissimo a crescere come società, a livello società, non a livello sportivo dei risultati. È finito a livello geografico in una zona dove ogni sabato e domenica, da quello che mi raccontano, vede 3-4 partite, perché da Firenze a Milano c'è tutto il calcio che conta a livello nazionale, lui in un'ora è a Firenze, in un'ora è a Milano, quindi a livello personale credo che sta crescendo, crescerà tanto, proprio perché è al centro del calcio che conta. Ci sta dando tanto perché ci sta facendo crescere la società, ci sta organizzando la società. Noi siamo arrivati come società dalla Serie D, ci stiamo organizzando piano piano anche noi a livello di dirigenti, e lui ci sta dando una grossa mano da questo punto di vista. Quindi se andrà all'Empoli, andrà al Milan, vuol dire che abbiamo cresciuto noi un direttore e poi l'abbiamo regalato alla Serie A. Però credo che il sentimento che io provo quando ricevo i regali lo provi anche lui, perché quando si riceve un regalo la prima cosa che si sentimento prevalente è la gratitudine e la riconoscenza. Però ci manca solo la Serie A, la Reggio Emilia. La Serie A, come mi ha detto Goretti la prima volta che l'ho incontrato, è un percorso. Noi quest'anno abbiamo iniziato un percorso, non abbiamo gettato le fondamenta della società, abbiamo fatto un pezzettino di fondamenta. Io costruisco case, quindi prima si fanno le fondamenta, ma le fondamenta non si gettano tutti insieme, si fa un pezzettino alla volta. Quest'anno non abbiamo fatto le fondamenta della regione, abbiamo fatto un pezzettino e ci dobbiamo salvare. Dobbiamo fare le fondamenta, poi vi dico una cosa anche di Via Agosto, una bella notizia. Dobbiamo fare le fondamenta, poi si iniziano con i pilastri. Si fanno i pilastri, si fanno i solai per arrivare. È un percorso che non si ferma, si va avanti piano per piano e si arriva, se si continua a crescere, si arriva lo sbocco naturale e la cima. L'unica cosa, se durante questo percorso si è stanchi, ci si può riposare. L'unica cosa che non deve succedere durante il percorso di crescita è quella di cadere, perché se si cade bisogna riniziare da capo. Quindi la Serie A, io adesso la pronuncio questa frase, la Serie A è uno sbocco naturale di una società che cresce negli anni. Quando si è stanchi bisogna fermarsi e poi si riprende a camminare, a crescere e a salire, non bisogna mai cadere. Noi abbiamo iniziato un percorso, l'abbiamo iniziato quest'anno, grazie a Paolo, grazie a lui e grazie a tutti quelli che ci sono in società, allo sbocco naturale e la cima. Via Agosti, mi ha chiamato l'assessore Curioni, lunedì c'è stata una variazione di bilancio in comune. È stato approvato il bilancio, 900.000 euro per il sintetico, quindi da domani inizieremo a progettare. Tra l'altro ho fatto una piccola variazione nel disegno, abbiamo deciso in società con Vittorio, con Giuseppe Fico e anche con il direttore Goretti, anche con il direttore Pezzimenti, di spostare probabilmente il sintetico in un'altra posizione, ma da domani inizierò io con l'architetto Carpello del Comune a progettare, fare la progettazione esecutiva, che ci vorranno 2 o 3 o 4 mesi, poi faranno il bando. Quindi è stata fatta la variazione di bilancio. Adesso ho bruciato la notizia comune, perché probabilmente farà le comunicato stampa forse domani, ma ho sentito proprio l'assessore Curioni. Per il prossimo inverno ci sarà? Non credo, ma insomma ce ne faremo una ragione, va bene, quest'anno non ci è servito, quindi va bene. Vorrei ringraziare adesso, visto che l'assessore Curione sta finendo il mandato, ringraziarle per questo che hanno fatto, perché purtroppo l'aumento dei costi delle materie prime in quell'anno maledetto, che è stato il 2022, credo è stato un danno per tutti, per noi che abbiamo speso molto di più, per il comune, ma aver fatto la variazione di bilancio
è una gran cosa, perché i soldi adesso l'hanno messo a bilancio, li devono solo spendere. Noi li dobbiamo aiutare a spenderli bene, li aiuteremo a progettare e collocheremo il sintetico probabilmente in un'altra posizione, perché vogliamo fare un campo sintetico con la tribuna per farci giocare la primavera, quindi omologarlo per farci giocare la primavera. Che sia a dicembre o che sia ad aprile, arriverà anche questo e farà parte del progetto, il percorso di crescita. Sono stati di parole. Cioè. Sono stati di parole, quindi li ringrazio. Ringrazio l'assessore Curioni, ringrazio anche il sindaco Vecchi per l'impegno che ci hanno messo. Se posso togliere una curiosità, Paolo, qual è la quota salvezza? Cioè, quante vittorie dobbiamo fare? No, quanti pareggi? Vittoria fino alla fine dell'anno. Se potessimo scegliere, noi sceglieremo due partite da vincere in casa. Qui alla fine dell'anno, due, basterebbero due. Pareggio. Primo maggio e 10 maggio. Parlando seriamente. 43-44, dipende poi sempre anche molto dagli altri scontri, quindi... credo più o meno 44-45, ecco, per tenerci un pelino più largo. Però, due vittorie le dobbiamo fare? Oppure... Non sarebbe male farle, per stare un po' più tranquilli, per anche cercare di raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile, non arrivare magari anche alle partite ai derby con Modena e Parma, dove abbiamo poi bisogno di punti, ecco, perché soprattutto poi col Parma andiamo ad affrontare la prima classifica, e al di là che loro possono essere già promossi in Serie A, sicuro, ecco, sarà una guerra, quindi vogliamo cercare ovviamente di raggiungere la salvezza prima. Paolo, scusa, un'ultima curiosità, vi siete sentiti in queste ore con il patrono Romano Amadei, visto che lui ha sempre una parola adatta, no, alle occasioni? No, in questi ultimi giorni no, l'abbiamo visto al campo, è passato a salutarci al campo d'allenamento due settimane fa, l'ho visto bene, mi fa molto piacere quando lo vedo in forma, con le battute pronte, sempre la carica giusta, quindi insomma, speriamo che ritorni a darci la carica il prima possibile. Se non ci sono altre domande, concludiamo. Grazie. Con le foto. Grazie mille.